Buongiorno, oggi il saluto da Torino. Sono sveglia dalle 5 del mattino e sono già super super agitata e anche iperattiva, che non so come sia possibile perché ho dormito veramente pochissimo e sono iperattiva. Poi è tantissimo che non vlogo e quindi sono anche stranita. Infatti ho detto: "Oh mamma, mi ricordo ancora come si fa". Sì, più o meno sì. Comunque sono a Torino e sto per partire, adesso sono le 7:50, ho il treno tra una ventina di minuti, infatti ora mi sbrigo e parto per Bologna oggi perché alle 12 di oggi c'è l'evento di Vage, quindi sono venuta in macchina fino a Torino ed è stata, cioè in realtà è stata più l'ansia pre-viaggio che il viaggio, perché poi sono arrivata molto velocemente, ci ho messo un'ora e un quarto, non c'era nessuno in strada anche perché erano le 6 del mattino, quindi... E sono arrivata in fretta. È stata più l'ansia di ieri sera che non mi ha fatto dormire che non il viaggio in sé. Quindi adesso ho pagato il parcheggio, ho posato la macchina e devo semplicemente prendere il treno. Il viaggio dura circa 2 ore. Mi pare che arriverò alle 10 e 17, quindi dura 2 ore e 5, non è tanto lunga. Avevo anche pensato, sinceramente, di andare in macchina fino a Bologna. Poi l'ha fatto Chicco un paio di settimane fa per lavoro e mi ha detto di non farlo perché da sola non ti passa veramente più. E in più la mia macchina ogni tanto fa un po' di capricci, ultimamente ha tanti chilometri e quindi ha un po' di problemi e ha detto di non fidarmi. Anche perché poi una volta arrivata giù, arrivare in fiera in macchina secondo me diventava deleterio. Perciò lasciamola qui, il parcheggio è pagato, siamo tranquilli e possiamo partire. Ho impiegato in questi giorni più tempo a scegliere che scarpe mettere piuttosto che scegliere l'outfit, perché alla fine volevo andare con gli stivaletti che avevo messo all'incontro di Milano, ma non lo so, stare tutto il giorno con comunque anche un tacco, anche se basso, mi sembrava un po' una cavolata, e alla fine ho messo le scarpe di Telly che sono tipo delle Dr. Martens, degli stivaletti un pochettino bassi, poi magari ve li faccio vedere così capite meglio. E anche se sarò una bassotta, almeno sto comoda. Queste qui sono tipo distrutte, hanno fatto la loro storia, però sono quelle su cui vado. Se non sono gli Ugg, sono queste. Con gli Ugg era impensabile. Sentivo ieri una ragazza e mi diceva che fa caldissimo là dentro, quindi ho detto ok, niente Ugg, stivaletti. Però veramente ho impiegato più tempo a scegliere che scarpe mettere che non l'outfit, che invece ho preso qualcosa di molto molto semplice. Arrivare sono arrivata, però stanno già andando le cose strane, nel senso che dovevo vedere Miriam, che qui su YouTube si chiama Dili Chicca, che anche lei ha partecipato al progetto di Vage ed è di Torino. Però già non ci eravamo organizzate in partenza e quindi tipo lei prendeva un altro treno. Però col fatto che oggi c'era lo sciopero, le hanno soppresso quello che da settimo, se non sbaglio, arrivava a Torino Porta Susa, quindi ne ha preso uno in ritardo e arriverà in ritardissimo, arriverà tipo a mezzogiorno e un quarto e l'appuntamento è invece alle 11:30. Nel frattempo io mi sono fermata perché voglio aspettare una ragazza che non c'entra col progetto di Vage, però che anche lei è una youtubers e che arriva dall'Umbria, quindi adesso arriverà tra tipo una mezz'oretta, penso che andrò a prendermi una brioche e l'aspetterò. Non sarà il top, però non voglio spostarmi troppo, quindi vado all'autogrill, tipo alla A Caffè, che è il caffè dell'autogrill, fa niente, ma ho paura ad allontanarmi, anche perché qua ci sono già i taxi e pensavamo di prendere un taxi per arrivare il prima possibile al Cosmo Prof, anche perché ora che lei arriva saranno le 11 qualcosa e se no ci mettiamo una vita e mezza. Tra l'altro mentre ero sul treno ho visto che si può arrivare da Torino a Napoli in 6 ore. Io una volta voglio farlo, cioè voglio troppo vedere Napoli, quindi giuro che prenderò il treno da Torino e andrò a Napoli direttamente. Cioè ero sul treno e ho detto no, io non scendo, adesso voglio andare fino giù, cioè troppo bello. Non so se capita anche a voi quando viaggiate di pensare adesso prendo e non mi fermo e vado dove decido. Cioè questa è la coda per i taxi, praticamente arriva laggiù. Tutta la coda per i taxi per il Cosmo proprio, è incredibile. Siamo riusciti a prendere il taxi, incredibile, c'era tantissima gente e alla fine stiamo andando, ci vorrebbe tipo ci vuole un quarto d'ora da qui, quindi 10 minuti, un quarto d'ora e siamo arrivate. Sto camminando anch'io sul tappeto rosso, non sarà proprio quello dei film, però attenzione. No, c'è tutto un super tappeto rosso che porta all'ingresso della fiera che dovrebbe essere là.
ce lo stiamo augurando, perché se dobbiamo fare la coda che abbiamo visto prima è il delirio. Perché all'ingresso c'erano addirittura, penso, delle scolaresche o comunque delle scuole di trucco che si facevano le foto, ma c'era un macello di gente. Tantissimi stranieri, poi non pensavo, però potevo arrivarci. Secondo me potevo arrivarci, ma non pensavo ci fosse così tanta gente straniera. C'è lo stand di Catrice? Sì. Catrice? Però non si può comprare, vero? No, l'anno scorso invece c'era Anastasia Beverly Hills, no, che non si poteva comprare, ma dava tutti i sample di tutti i prodotti per le sopracciglia. No! Speriamo che lo faccia anche c'era quest'anno. C'era venuta una mia amica e mi aveva giusto fatti vedere. No! Io la Brow Pomade ce l'ho nella lista, Deep Brow Pomade, ce l'ho proprio nella lista dei desideri, quindi speriamo. Dava tutti il mio sample. Biglietto stampato a caso. Anche qui c'è coda. No! Entrate! Ma è enorme, io adesso sto riprendendo un po' a caso, tutta la gente a caso, in realtà, vabbè, comunque è enorme. Ok, siamo arrivate da Divage anche in anticipo a quanto pare, infatti mi faccio un giretto nel... Ah, Gaia è arrivata, lì è arrivata anche Gaia. Abbiamo appena finito l'evento Divage e praticamente ci hanno dato un cestino carinissimo come premio tipo, e li abbiamo appoggiati sulle sedie, no, qua intorno, e in sostanza a un certo punto è passata una signora e ha direttamente preso dalla seggiola il cestino di una di noi e se l'è portato via. Quindi adesso ce lo stanno ricostruendo, però sta signora proprio ha preso, se n'è andata, l'hanno rincorsa, gli hanno detto guardi, era per delle ragazze, no? E lei ha detto no, me l'ha dato il make-up artist e se n'è andata. Non era così, e quindi vabbè, però il cestino è carinissimo. Adesso poi quando arriveremo a casa, tra non so più quante ore, vi farò vedere cosa c'è dentro, promesso. Ecco qua. Questo è il cestino in realtà, però non si vede ancora dentro, poi lo guardiamo meglio a casa. Mini buffet, questi qua erano buonissimi, non ho ben capito cosa ci fosse, ma erano buonissimi. Ecco, spuma di mortadella e pistacchio, veramente buoni. Stand di Catrice e da questa parte stand di Essence, però non credo che vendano. Tutti, volevo farvi vedere tutti i sacchetti di Catrice, di Essence, però sono tutti appunto vuoti, cioè li hanno messi solo da esposizione e in più non credo che vendano. Carini, questi non li avevo mai visti. Qua i nuovi mascara. Raga, ma vendono i prodotti mai visti veramente. E qui però c'è ancora la Good Girl Bad Girl che è vecchissima ormai. Incredibile, cioè c'è il distributore automatico di Essence. Adesso ci mettiamo in coda e aspettiamo. Praticamente c'è un cartellino. Ma com'è che si fa a prendere? C'è un cartellino. Ti danno una card praticamente e tu prendi il prodotto che vuoi, sono smalti in sostanza, è bellissimo. Il bigliettino praticamente è questo e va inserito nella macchinetta. Fate prima voi. Io non ce la faccio. No, a me piace. Beh, dai. Se guardate di là. Ma dai, ma mi si sposta sempre. Guardate che carino, praticamente si infila l'unghia e vedi già come ti sta lo smalto. Chi l'ha preso? L'ho preso io. Che smalto è? Che smalto è? No, lo so, ho preso il numero 13. Io 59. E qui dovrebbe essere, eccolo. Ok, questo è il suo. Tu 59? E io ho preso questo qui, color intensifying bianco. Sì, bianco. Alla fine siamo andate a mangiare un pezzo di pizza perché comunque il buffet era carino, ma io avevo ancora fame, cioè tutte avevamo ancora fame in realtà. E adesso stiamo andando a cercare lo stand di BB Cream Italia perché in teoria da quanto ci hanno detto vende, e invece abbiamo scoperto che quello di Anastasia Beverly Hills, che io speravo di trovare con tutte le mie forze, tra l'altro la Brow Pomade ve l'avevo anche inserita in un articolo di Glamour in cui ho pubblicato tipo la mia lista dei desideri, i make-uposi, e quindi cioè speravo veramente di trovarla, ma quest'anno non c'è, abbiamo guardato dappertutto su tutta la piantina del Cosmo Prof e non c'è. Stand NYX. Poi qui c'è la Orly, ci
passano. Spero, non lo so, lunedì di ripassare che stiano vendendo all'ultimo. Perché tante volte ho sentito nei video dire alla fine il lunedì per non portare a casa la roba. Infatti, però boh, vediamo. Finalmente abbiamo trovato lo stand di BB Cream Italia, che tra l'altro è l'unico stand, è uno dei pochi stand che vende. E io voglio prendere un rossetto della Milani perché una ragazza di voi me l'ha consigliato. Vedi? Cioè praticamente questo qui è un trolley. È un trolley professionale da makeup artist, anche per parrucchieri così. E regge fino a 136 kg. No, è una cosa bellissima, è bellissimo questa qui. Chi lavora, magari fa gli esterni, fa il shooting, cose così. Ma infatti, cioè mi siedo anch'io e mi regge. Faccio più perché tutto il giorno che cammino era una scusa. No, non è vero, però veramente regge tantissimo. No, molto. Che carina sta cosa. Meno male che mi sono presa per tempo, perché oltre no alle 6:30, ma in realtà sono le 6, no, sono le 5:30, sono cotta. Meno male che mi sono presa per tempo, perché sono da sola a dover tornare al treno e mi sono già persa due volte. Alla fine meno male che memorizzo gli stand. Quante volte ho detto meno male? Comunque in sostanza memorizzo gli stand e quando ci ripasso dico no, ok, ci sei già passata di qui. Ho questa cosa, questa fortuna di avere un po' di memoria fotografica, però credo di essere sulla buona strada, cioè mi sembra che stamattina questa strada l'ho fatta. Quindi secondo me in qualche modo sono vicino all'uscita e non voglio più entrare in nessun padiglione. È stata veramente un'esperienza bella ma durissima. Mi sembra di essere sveglia da... Non lo so se vi è mai capitato, tipo come quando si fa continuato. Quindi mi sembra di essere sveglia da 6 anni e di non essermi mai seduta. Ho proprio una cosa alla schiena incredibile. Ho fatto un paio di acquistini da BB Cream Italia. E sì, poi ve li faccio vedere. Sono i Real Techniques che c'erano, e c'era anche la Simil Beauty Blender, ma fantastico, non vedevo l'ora di prenderla. È vero che l'avrei trovata tranquillamente online, però comunque già che ero qui non pagavo neanche le spese. E adesso sì, quella è l'uscita, mi sembra. C'è di nuovo il tappeto rosso di stamattina, ce l'abbiamo fatta. Adesso prendo il pullman e vado ad aspettare in stazione. Non ho neanche pensato a cosa fare per cena, quindi se mangiare, prendermi un panino e mangiarlo sul treno, mangiare quando arrivo a Torino. Non ne ho idea, ero talmente emozionata stamattina e in questi ultimi giorni che non ho pensato a nulla. Però sono contenta di essere già venuta, perché così domenica e lunedì quando torno so già un pochettino almeno orientarmi. E sono arrivata di nuovo in stazione. In sostanza adesso prenderò il treno per Aosta, o meglio il treno per Torino, quindi altre 2 ore di treno, e poi da Torino tornerò ad Aosta. Cioè sono proprio la disorganizzazione in persona, non sono riuscita ad organizzarmi in modo tale da rimanere qui e da poter rimanere già qui fino a domenica. Quindi oggi ho fatto questa cosa, ma domenica dovrò rifarla. In realtà sarà un po' diverso perché poi mi fermerò fino a lunedì, come vi avevo detto nel video. Però non sono riuscita ad organizzarmi in modo tale da trovare un posto in albergo. Era... aspettate che qui non si sente niente, sennò... Comunque era praticamente impossibile in questi giorni trovare un posto o comunque trovare un albergo libero. E le uniche camere che c'erano costavano dai 300 ai 700 euro, che direi che per dormire una notte non era il caso. Quindi sto tornando su e poi ritornerò giù lunedì. E voglio anche girare un po' di più la città, perché non sono proprio riuscita a vedere niente. Oggi veramente è stato un tour de force, sono stata tutto il tempo in fiera. Ho dei problemi di orientamento perché anche in questa stazione mi sto perdendo. Vi giuro però che è enorme, cioè le ragazze che ci sono venute me lo facciano sapere se non è veramente gigante questa stazione. È impossibile perché ci sono gli interni, i Frecciarossa, l'Italo, c'è di tutto, cioè non mi sono persa a Roma e mi perdo qua. Sono ufficialmente un rottame. Le ragazze che stanno in piedi tutto il giorno, per favore, mi spieghino come fa, cioè mi scrivano in un commento come si fa, qual è il segreto. Perché io non sono neanche... questi sono i sacchetti. Comunque non sono neanche stata in piedi tutto il giorno, sono stata in piedi tipo 4-5 ore. E non lo so, la schiena a pezzi, veramente distrutta. Quindi se c'è qualcosa, tipo una specie di segreto, un metodo per riuscire a sopravvivere, fatemelo sapere, perché credo che mi sarà molto utile per gli altri 2 giorni che andrò al Cosmo, prof. Affamatissimi, veramente, poverini.
Forse pensavano che li avessi abbandonati. Promesso, ecco il bottino della giornata. Allora ho preso il pennello, questo qui di Real Techniques, blush brush, che volevo da tantissimo, è quello classico, e costava 11,50. Questo allo stand BB Cream Italia, così come quest'altro che mi ha consigliato la Gaia, o meglio voleva prenderlo anche lei, e questo è il powder blush che è super gigantoso. Poi vabbè, non potevo farmi scappare la Simil Beauty Blender, questa qui costava 8 euro e è quella che ho visto anche in tanti video di Clio, ne hanno parlato tutti benissimo, quindi ero molto curiosa, anche la forma è particolare. Poi beh, da Equilibra ho ricevuto due campioncini, è la maschera viso nutriente, quindi ho avuto due campioncini di questo. Questo qui è lo smalto bianco che ho preso dal distributore automatico di Essence e c'è scritto che è anche perfetto per fare da base agli smalti colorati, quindi per farli più intensi. Questi invece sono i sample che mi hanno dato allo stand Fabi è un marchio che fa smalti e penso che sia sempre parte del gruppo OPI. Quello che mi piace tantissimo, come potrete immaginare, è questo colore qui, che è un nude beigeolino veramente bellissimo, ha anche dei riflessi lilla in realtà, adesso è buio, non si vede bene. E poi sempre da BB Cream Italia mi hanno lasciato questi due sample, una matita, quindi questa è un eyeliner in realtà, e dei sample dell'Egyptian Magic, cioè sono talmente stanca che non riesco neanche più a parlare. Allo stand Equilibra mi hanno anche lasciato questo campioncino, in realtà me ne hanno lasciati tanti di questi, perché mi hanno fatto provare il loro siero all'acido ialuronico sulla mano, cioè è qualcosa di fantastico, e quindi ho iniziato, oddio mi sono innamorata, ah sì, c'è qui qualcuno, ma la mamma non vi ha abbandonati, no, comunque mi sono innamorata di questo prodotto e mi ha dato tantissimi campioncini, cioè veramente ha un profumo secondo me spettacolare e in più lascia proprio la pelle liscissima, cioè ero incredula quando me l'ha applicato, quindi sono contenta, questi qua ne voglio già mettere uno stasera per riequilibrare la pelle. Alla fine l'idea di andare e di venire così in giornata è stata un po' una sfacchinata, però sinceramente sono contenta di averlo fatto perché mi sarebbero mancati i miei gattoni a stare via addirittura 4 giorni, perché poi si trattava di passare anche questa notte e la notte di domani via, perciò diventavano poi 3 notti invece che una, perciò alla fine preferisco, e in più sarei dovuta stare anche giù da sola a Bologna, l'avrei fatto per carità, anche perché Bologna non l'ho mai più di tanto vista, però sinceramente preferisco così, sono più contenta, domani mi riposo, adesso voglio farmi una doccia, perché non so se capita anche a voi, ma io anche se sto in treno un'ora, poi mi sento addosso l'odore del treno, che è proprio un odore particolare, brutto, è proprio odore di treno, non lo so, forse è una mia fissa. Comunque mi voglio fare una doccetta piccolina, poi voglio mettere tipo una super maschera, userò la mia di Kiehl's, quella che sto usando ultimamente, perché veramente ho visto nelle foto che mi hanno fatto anche le ragazze, eccetera, in cui mi hanno taggata, che avevo delle occhiaie impressionanti. Quindi devo assolutamente farmi una doccia, mettere tantissima crema, tipo in pacchi, me la metto fino qui stasera, poi mi metto a editare il video di oggi e poi dormo, sì. Sono già tantissime cose per essere le 10:30 di sera, ho ancora un sacco di energia, ma credo che dopo la doccia mi crollerà tutta questa energia e domani mattina mi sentirete dire no, non ho neanche montato il video, lo so già. In ogni caso volevo davvero ringraziare tutte le ragazze che ho incontrato oggi, purtroppo non mi ricordo tutti i nomi, però vi ringrazio tantissimo, adesso domani se riesco voglio fare anche il collage con tutte le foto carine che mi avete mandato taggandomi e veramente vi ringrazio tantissimo di cuore e noi ci vediamo domani, buonanotte!